A questo ne aggiungo un altro a cui tengo molto e a cui le nostre proposte daranno spazio, che usciremo da questa situazione in maniera nobile e oggettiva solo se ci decideremo a prendere in considerazione con decisione gli anelli più deboli, penso soprattutto all'Africa. Cioè, dobbiamo tentare di trovare delle strade che coinvolgano il continente africano anche a livello economico e di sviluppo, possibilmente evitando gli errori commessi nel pur importante coinvolgimento del mondo cinese e del mondo indiano. L'errore a cui mi riferisco è il non costringere, nel senso nobile della parola, il mondo cinese a prendere sul serio la questione dei diritti fondamentali. Quindi dobbiamo coinvolgere l'Africa nel processo dello sviluppo futuro, anche come mercato di produzione oltre che di consumo, tenendo conto dei diritti fondamentali. Ecco, allora, in questo contesto cosa fa il patriarcato? Anzitutto una grande vuole riproporre in maniera efficace una educazione a stili di vita integrali. Siamo stati una tra le prime diocesi in Italia che, grazie alla storia soprattutto di Don Fazzini, che è qui presente, ha messo a tema un centro per gli stili di vita a livello diocesano. Vogliamo che questi stili di vita siano realmente più possibile diffusi e lui lo fa anche in forte collaborazione con la realtà istituzionali e civili, eccetera, eccetera. È una proposta che il patriarcato fa a tutti, credenti e non credenti. Ovviamente il patriarcato la fa nella sua integralità. Lo stile di vita incomincia dalla persona, quindi coinvolge gli affetti, coinvolge il valore del matrimonio, della famiglia, della vita, dal concepimento alla morte naturale, fino ad arrivare a un rapporto corretto con i beni e a un tentativo di superare l'oscenità consumistica, che non è meno pericolosa dal mio punto di vista dell'oscenità erotica, mi sono spiegato. Quindi questo è il contesto in cui noi inseriamo le nostre proposte. Adesso le proposte concrete si articolano da parte nostra in una serie di interventi che stanno su questo criterio. L'orizzonte è quello pedagogico a nuovi stili di vita integrali. Il criterio è potenziare l'azione ordinaria che il patriarcato fa in questa direzione. Non vogliamo la straordinarietà per la straordinarietà. Anche se faremo qualcosa di straordinario, vogliamo che questo si innesti nella considerevole azione di condivisione del bisogno, soprattutto degli ultimi e delle famiglie, che è già da molti anni in atto nel patriarcato. Certamente il patriarcato di Venezia è una delle realtà che, fatte le proporzioni, in cui è più imponente l'apporto diretto di istituzioni ecclesiali alla condivisione del bisogno degli ultimi. Di questo ci danno sempre atto anche le autorità costituite. Allora, il nostro criterio è che lo straordinario tenda a diventare ordinario, quindi che potenzi quel che già c'è, in modo che ci sia un continuo monitoraggio del bisogno e ci sia un ascolto reale e una risposta, ripeto, proporzionata alla natura del soggetto che noi siamo e alla natura effettiva del bisogno. Per questo le misure specifiche di cui adesso vi parleranno hanno avuto bisogno di qualche mese per essere messe a punto. Abbiamo dovuto aspettare il livello nazionale, eccetera. E intendiamo attuarle in due tempi. Talune cominciano oggi, le diciamo oggi, altre, monitorando la situazione, le svilupperemo da giugno a settembre, a secondo di come le cose staranno evolvendo.